Ciao ragazzi, bene, allora oggi io vi vorrei parlare di quello che secondo me è il terzo dei motivi per i quali più passa il tempo più l'uomo e i cani hanno difficoltà ad andare d'accordo. Beh, io l'ho individuato sul fatto che siamo animali di specie completamente diverse, abbiamo caratteristiche completamente diverse, abbiamo abitudini proprio genetiche completamente diverse, abbiamo espressioni completamente diverse, abbiamo esigenze completamente diverse, però noi adesso avendo obbligato un cane a vivere con noi vogliamo a tutti i costi che le sue espressioni del viso si possano assimilare a quelle magari di una persona, certi atteggiamenti anche, se il cane magari saltella, eccitato, ci lecca eccetera, noi vogliamo a tutti i costi che sia gioia, quando invece il cane è libero non si immagina neanche di andare da un uomo e fargli tutte queste cose. Queste le fanno solo i cani che sono reclusi all'interno di un appartamento, di un giardino, che la loro vita è legata a un uomo, che non si sono abituati ad essere indipendenti per la ricerca del cibo e di conseguenza, oppure lo fanno i cani sottomessi all'interno del branco. Quindi essere sottomessi non è una cosa che sicuramente fa piacere, ma nello stesso tempo è uno di questi comportamenti che induce il sottomesso a cercare in qualche modo di rendersi un po' tutto, potremmo dire, simpatico, tanto per usare un termine che noi intravediamo nell'essere umano, ma in realtà la sottomissione non è mai una condizione piacevole per nessuno. E vi potrei fare tantissimi altri esempi. Questo che cosa induce? Induce che noi continuiamo a interpretare certi comportamenti spesso completamente in modo opposto da come la pensa il cane. Magari noi pensiamo che il cane è felice, il cane non lo è completamente. Magari a volte io metto delle fotografie e dicono che occhi tristi, perché il cane è triste? Ma questi sono i suoi occhi. Non è detto che uno, che un cane ha questa espressione debba assolutamente essere triste. Siamo animali diversi, solo che abbiamo letto talmente tanti libri, ci hanno fatto vedere i film alla TV, personaggi anche famosi dello spettacolo che non sanno nulla di cinofilia, semplicemente hanno voluto dare la loro interpretazione, era quasi sempre sentimentale, a noi è piaciuta molto, che ormai ci siamo convinti che noi siamo in grado, senza studiare, di leggere le espressioni dei cani. Ci possiamo improvvisare a capire il comportamento dei cani, quindi quando spesso non riusciamo neanche a capire quello del nostro figlio, di nostra figlia, magari dei nostri amici, eccetera, però sui cani ormai vogliamo, attraverso queste letture, i film che abbiamo visto, ciò che condividiamo sui social, aver capito perfettamente. Cosa accade a un certo punto? Che magari uno è 30 anni che ha cani, ha sempre avuto cani remissivi, sbagliava sempre tutto, ma il cane ha sempre accettato e lui è sempre stato convinto che stava facendo delle cose giuste, come accade anche con le persone. Fin quando le persone non si ribellano, ci fanno notare che non gradiscono i nostri comportamenti, noi andiamo avanti credendo di essere nel giusto. Poi trovano quel cane che invece di essere remissivo è di indole aggressiva, non potendo migrare, perché il cane non sceglierebbe mai di aggredire la persona che gli ha dato il cibo. Il problema è che a un certo punto non se la sente più, non si può più fidare del suo proprietario, proprio perché continua sempre a dare interpretazioni completamente sbagliate a ciò che lui vorrebbe dire al proprietario. Il cane aggredisce, allora si rompe il rapporto, si perde la fiducia, si vuole liberarsi dal cane. Sono pochissime le persone che dopo essere aggredite dal cane credono che se si presentassero nuovamente dimostrando di aver capito il cane ricomincerebbe da capo come niente fosse. D'altronde, proprio perché un animale diverso da noi non riporta, non nutre rancore come facciamo noi, non ha tutta, basta vedere chi ha due cani, magari maschio e femmina, si menano violentemente e dopo un'ora giocano o perlomeno interagiscono in modo favorevole insieme come nulla fosse accaduto. Magari si sono morsicati, si sono bucati, poi uno lecca l'altro perché è interessato a fare questa cosa. Di conseguenza, uno dei motivi che più noi andiamo avanti e più sarà difficile che l'uomo e cane vadano d'accordo è proprio perché ci siamo ormai convinti di aver ormai capito tutto del cane. Non abbiamo capito nulla, specialmente perché spesso abbiamo studiato su questi libri di chi ha usato molto la fantasia per magari compiacimento nei confronti di chi ama gli animali, ma di scientifico non c'è quasi nulla. Ed è il motivo per il quale io vi voglio anche oggi invitare a
ad aderire a questa mia proposta di darvi 2 ore di videocorso a 67 euro, poi per 97 euro, quindi con 30 euro in più iscrivervi al webinar che farò il 5 luglio, dove potremo parlare di tutti questi argomenti, perlomeno di queste 5 cose molto importanti che noi dobbiamo sapere sui comportamenti dei nostri cani, perché fanno tutta una serie di reazioni a volte, quali sono, diciamo, le caratteristiche che li legano proprio alla loro indole animale, come noi dovremmo interpretarle e come dovremmo comportarci. Di conseguenza vi invito ad aderire a questa mia proposta. Ho messo un prezzo veramente irrisorio, perché vi vorrei avere molti al mio webinar del 5 luglio, o perlomeno aggiungere anche voi a quelli che sono oggi i miei studenti, che iniziano ad avere un rapporto molto più felice con il loro cane, perché hanno messo da una parte l'egoismo di voler piegare, fra virgolette, o ridimensionare il cane ai loro desideri, ma vivono col cane per il piacere di renderlo felice in qualità di animali. Bene, vi ringrazio tanto anche oggi per avermi ascoltato e vi auguro a tutti buona giornata. A presto.